Io mi chiamo Gianmarco Sanchez, sono uno sviluppatore IIoT, che vorrebbe dire IoT di impianti industriali. Allora, vi presento LuxiOne, che praticamente sarà un software che analizzerà i dati digitali analogici degli impianti industriali. Allora, siamo in due e non siamo ancora un gruppo costituito, quindi siamo qua in esordio. Questa è il, diciamo, la prima schermata che abbiamo già sviluppato con un PLC, che praticamente sarebbe il computer legato all'impianto industriale, che ti permette di analizzare i consumi energetici dell'impianto. Allora, il processo è abbastanza semplice in realtà. C'è l'impianto industriale, colleghiamo la nostra applicazione con il PLC dell'impianto, da quello rileviamo i dati e praticamente da lì possiamo fare tante applicazioni, come ad esempio il risparmio energetico. È disponibile su qualsiasi piattaforma, quindi anche App Store. E questo comunque è una cosa in più, perché solitamente gli impianti industriali non vengono collegati con applicazioni iOS, solitamente sono sempre Android, per questioni di sicurezza principalmente. Allora, qua vi faccio un esempio. Praticamente, voi avete una TV a casa, immagino, e quando lasciate in stand-by consuma comunque energia. A fine del mese vi ritrovate, non so, 5 euro in più di consumo, però in un impianto industriale, se magari lasci acceso un compressore d'aria, ti va a consumare anche 5.000-6.000 euro al giorno che potrebbero essere risparmiati. Questo è tratto da una storia vera di un'acciaieria, che non faccio il nome, però succede. Questa è l'applicazione che c'è già, è molto 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 base, ma la comunicazione funziona. Il prossimo step dell'analisi dei dati, questa è la parte di analisi dei dati, il prossimo step è salvare questi dati su un database decentralizzato, su blockchain, questo per garantire la sicurezza, soprattutto la protezione dei dati, e anche ti aiuta a non venire hackerato, quindi potresti anche, hai sicurezza in più, insomma, sul salvataggio dei dati, che rispetto a un database centralizzato potrebbe essere un problema. Poi c'è la questione del digital twin. Una volta noi che prendiamo i dati dall'impianto industriale, potresti creare una copia su una piattaforma web. Adesso si sta parlando tanto di metaverso, potrebbe anche essere che attraverso i dati che prendiamo dall'impianto industriale potremo replicarlo nel metaverso. Questo potrebbe aiutare magari gli operatori ad avere una formazione prima che entrino in impianto, perché se magari c'è un ritardo su una centrale idroelettrica di 10 minuti potreste anche lì perdere migliaia di euro. Anche questo tratto da una storia vera. Questo è il nostro modello di business. Abbiamo già qualche partner a Trento, principalmente centri di sviluppo, poi anche un'azienda di robotica. E diciamo che la nostra attività chiave comunque sarà un software as a service, quindi venderemo il nostro software a degli impianti industriali che poi ci pagheranno un tot mensile che andremo a calcolare quando il mese prossimo andiamo a provarlo su un vero impianto. Questo è il piano di azione, che ci vuole il piano di azione. E tutto quest'anno qua lo dedicheremo allo sviluppo, principalmente allo sviluppo. E ci sarà una beta a gennaio che ufficializzeremo, dove ci sarà già il software su dei veri impianti che analizzeranno dei veri dati, perché attualmente noi stiamo già facendo delle prove con dei bracci robotici, con dei PLC, con dei quadri elettrici, però sono dati un po' che mettiamo noi. Però si può già iniziare a fare qualcosa dal pratico, anche da settimana prossima. Siamo partiti da un mese. E il lancio ufficiale sarà a agosto del 2023. Poi, attualmente, io stando sul campo, ho visto comunque tanti interfacce sugli impianti industriali e diciamo che hanno delle lacune che potrebbero essere colmate.
Il mercato dell'IoT raggiungerà i 488 miliardi nel 2024. Speriamo di prenderci 4-8. Poi attualmente non abbiamo bisogno di finanziamenti perché abbiamo appunto le collaborazioni e abbiamo piuttosto bisogno di un'industria manifatturiera dove iniziare a fare già delle prove, da prendere i dati e iniziare già a risparmiare energia da settimana prossima, fra 2 settimane. Perfetto. Sono un po' pratico. Grazie. 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 Per quanto riguarda il vostro sistema, come, cioè, non pensate che l'eterogeneità dei sistemi a cui integrarsi possa essere, diciamo, un ostacolo alla vostra scalabilità? Della, nel senso che ogni azienda magari ha dei sistemi diversi. Esatto, non appunto pensate perché che ci possa, sono... Un SaaS per definizione è un qualcosa che quasi scala da solo, diciamo, al crescere degli utenti perché è genericamente applicabile. Ma in questo caso? In questo caso ci prendiamo tutto quest'anno qui, andiamo dalle vere imprese, prendiamo sul serio i dati, iniziamo a vedere i veri problemi, perché magari una, non so, produce scarpe, una fa palettizzazione, una è una centrale idroelettrica. Cambia sempre da impianto a impianto. Quindi vi posizionate più nella consulenza, diciamo, tailor made per le singole aziende, giusto? Sì, all'inizio sì. Poi comunque ci potranno essere degli sviluppi della scalabilità, appunto utilizzando anche un database decentralizzato si può scalare anche su quella parte lì. E quindi se magari hanno, solitamente si salvano milioni se non miliardi di dati, e dopo quello fa memoria e quello fa consumo e quello costa, però con la decentralizzazione salviamo anche un po' di capitale. Bene, bene, se vediamo se ci sono domande, abbiamo intesa. Ciao. Ciao. Non ho capito l'app store, cioè io sono Fincantieri e mi compro un'app sull'Apple Store che mi risolve un problema di maintenance o valutazione dell'efficientamento energetico sull'App Store? Sì. Dovrebbe, sì, lo pubblichi sull'App Store. Il punto è che dopo noi faremo delle API e anche dei tutorial per collegarle a qualsiasi tipo di impianto. Poi c'è anche la questione di protezione dei dati, che sarà ovviamente, ci vuole una sicurezza, ovviamente il tuo impianto non può andare sul cloud e qualcuno ti può hackerare. C'è anche quella questione lì. Ma cosa compro sull'app? Compri l'applicazione. Compro il software. Compri il software. È ambizioso, eh? Cioè, secondo te l'ufficio acquisti di Fincantieri va sull'Apple Store e compra un software sull'Apple Store? Magari un piccolo impianto, anche lì c'è una bella questione. Per questo c'è la fase di ricerca e sviluppo di quest'anno. Così vediamo un attimino anche le vere aziende cosa ci dicono. Dai, in bocca al lupo, però ci ragionerei su questa cosa, ci ragionerei. Sì, magari ne parliamo dopo così. Va bene. Imparo anche. Grazie mille. Ciao. Grazie. Grazie a voi.